Dopo gli interessanti guadagni che abbiamo fatto nell'ultimo mese, il mese di dicembre che è stato piuttosto produttivo perché non avevo preso neppure uno stop, il mese di gennaio finalmente ci sta offrendo delle nuove possibilità. Andiamo a vederle insieme. Benvenuti in questo video, per chi non mi conoscesse io sono Mino Giardo, il creatore di Investitore in 100 giorni, il percorso che ti permette con una, 2 ore a settimana di andare a fare quel 15-30% anno. Vi condivido come al solito il mio schermo, eccolo qui, e andiamo insieme a fare una bella analisi dell'S&P 500. Cosa vediamo sull'S&P 500? Vediamo che in questa settimana il prezzo non ha fatto altro che salire, lunedì eravamo qui, esatto. Vi ricordate? Abbiamo perso i disegni, ma l'idea era questa qua, che poteva rompere, poi riandare a testare, poteva risalire su o poteva semplicemente rompere e continuare la rottura. Si è palesata l'idea che il mercato è ritornato su. Vi spiego un po' la logica di questa risalita. Non che si possano prevedere i mercati, ma semplicemente qui sotto il mercato ha provato a rompere. Non ha trovato interesse, ha pulito questa zona, una cosa che spiego comunque nei miei corsi, e poi da lì è ritornato su, andando a testare nuovamente l'estremo superiore di questa zona qui, questa zona grigia che avevo disegnato un bel po' di tempo fa e ancora sta mantenendo piuttosto bene. Ora, che cosa può accadere? Io non so se riuscirà a rompere questa zona e andare oltre. Quello che so è che settimana scorsa, quando eravamo qua, io vi ho detto chiaramente. Lascio il mouse così vedete dove sono. Sì, si vede. Qui non è una buona zona né per comprare né per vendere. È una buona zona solo per aspettare. Adesso vi dico che per me questa è una zona interessante per vendere. Potrebbe rompere e poi venirmi incontro? Sì, assolutamente. Questo mi esporrebbe a dei rischi piuttosto elevati? Sì, assolutamente. Ma ora ho delle armi in più, in un certo senso, perché c'è questa zona, quindi mi esporrò non tantissimo, ma comunque mi esporrò. La stessa cosa che avevo fatto in questa zona qua, vi ricordate? Qui che cosa avevo fatto? Sono andato a vendere delle call, il prezzo mi è venuto contro, le call ce l'avevo più o meno in questa zona qua. Poi il prezzo è sceso, ho portato a casa il guadagno. Farò la stessa identica cosa. Quindi se il prezzo scende, prenderemo un guadagno molto rapido e intenso. Se il prezzo sale, lo prenderemo in faccia, essenzialmente, e lì aspetteremo perché metteremo delle scadenze lunghe in modo che possiamo controllare il tutto e portare a casa comunque un guadagno. Almeno questa era l'idea. Ovviamente, chiunque vi dica, compreso me, che è sicuro che questa operazione andrà in guadagno, sappiate che non può essere così. Ora, io vi ho spiegato la mia idea di mercato. Lunedì, quando tu stai guardando questo video, quindi oggi è lunedì, il mercato è chiuso. Il mercato è chiuso perché feste di Martin Luther King, scusate. Quindi gli americani sono in festa, perciò non ci saranno grandissimi eventi sul mercato. Da martedì possiamo effettivamente valutare un qualcosa di diverso. Ora che sto registrando questo video è venerdì e il prezzo si trova qui. Ovviamente le mie considerazioni cambieranno se martedì mi ritrovo già in rottura, quindi mi ritrovo al di sopra di questa zona. Cosa che sinceramente non mi aspetto, ma sinceramente non mi aspettavo neanche questo rialzo qua, questa rottura qui, eppure è avvenuta lo stesso. La cosa importante alla fine è, alla fine proprio, quindi alla fine dell'anno, fare un resoconto e vedere se si è chiuso in profitto oppure no. Bene, io con questo vi saluto, noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà sulle opzioni e sarà mercoledì, quindi fra 2 giorni. Ciao, buona serata a tutti.